Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo graziosissimo cappello basco che io ho fatto per una bimba di 6 anni, ma nel video vi lascio tutte le indicazioni per poterlo fare di tutte le misure. L'ho impreziosito con una rosellina che ho applicato con cucitura nella parte laterale. E voi a vostro piacimento potete metterlo o non metterla. È semplicissimo e velocissimo da fare e soprattutto si consuma pochissima lana. Tenete conto che questo di questa misura io l'ho fatto con meno di 50 grammi di lana. Sicuramente ideale per fare dei regalini e sicuramente ideale nella stagione fredda per coprire le nostre bimbe. E anche perché no, farlo per noi e coprirci noi stesse. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale, e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù. E ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questa lana che è la Baby Smile di Bravo, che è 50 grammi per 185 metri. Questo per rendervi conto voi dello spessore della lana, però lo potete fare con qualsiasi filato. Uncinetto numero 3 e mezzo e un paio di forbici. Iniziamo la lavorazione. Prendiamo la lana e facciamo un anello magico. Entriamo con l'uncinetto, tiriamo il filo e lavoriamo 2 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Ora rientriamo e lavoriamo un'altra maglia alta e chiudiamo. Una catenella, entriamo nuovamente nel cerchio e lavoriamo una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Quindi facciamo gruppetti, dei gruppetti di 2 maglie alte non chiuse e chiuse insieme, una catenella di separazione, e in tutto ne dobbiamo fare 12. 2 le abbiamo fatti, ora facciamo il terzo insieme, maglia alta non chiusa, di nuovo maglia alta non chiusa e poi chiuso insieme, e ne abbiamo fatti 3. In tutto ora ne lavoreremo 12. Lavorato il dodicesimo gruppetto, facciamo una catenella, prendiamo la codina e la tiriamo, quindi stringiamo il lavoro. Rientriamo nella solina e ci chiudiamo qui nel primo punto dove abbiamo chiuso i primi 2 punti con maglia bassissima. Rientriamo, guardate, nel primo spazio di una catenella con maglia bassissima, ci rialziamo con 2 catenelle, rientriamo sempre in questo spazio e lavoriamo un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, rientriamo sempre qui e facciamo una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa. 3 asoline sull'uncinetto, chiudiamo insieme. E abbiamo fatto un gruppetto di 2 maglie alte non chiuse, qui l'abbiamo fatto con le catenelle iniziali, 2 catenelle e 2 maglie alte non chiuse e chiuse insieme. Senza nessuna catenella di separazione, entriamo nello spazio successivo, quindi fra i gruppetti, e lavoriamo una maglia alta.
filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio seguente e qui invece lavoriamo un altro gruppo. Maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. 2 catenelle e di nuovo nello stesso foro, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa e chiuso insieme e abbiamo fatto un altro gruppetto. Quindi dobbiamo fare un gruppetto alternandolo con una maglia alta nello spazio, nell'altro spazio un altro gruppetto e qui successivamente nell'altro spazio una maglia alta. Quindi dobbiamo alternare un gruppetto con una maglia alta per tutti gli spazi che abbiamo a disposizione. Ovviamente qua nell'ultimo spazio ci deve venire la maglia alta. Quindi lavoriamo, facciamo questa lavorazione e ci rivediamo qua alla fine. Arrivati qui alla fine, facciamo la maglia alta nell'ultimo foro che abbiamo a disposizione e ci chiudiamo qui, proprio al centro, con maglia bassissima. E abbiamo terminato il nostro secondo giro. Entriamo con maglia bassissima nello spazio del gruppetto, guardate, e lavoriamo sempre la stessa cosa. 2 catenelle e maglia alta, 2 catenelle di separazione e poi maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Filo sull'uncinetto, ora andiamo qui nel punto alto centrale. Entriamo nel punto e ci lavoriamo 3 maglie alte. 2 e 3. Entriamo nel gruppetto successivo e ci lavoriamo il gruppetto così come si presenta. Quindi i gruppetti devono essere lavorati per tutti i giri, 2 maglie alte non chiuse e chiuse insieme, 2 catenelle e 2 maglie alte non chiuse e chiuse insieme. Quello che va a cambiare nella lavorazione sono proprio qui, fra i gruppetti, le maglie alte. Andiamo qui e lavoriamo sempre le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e continuiamo così fino alla fine. Arrivati qui alla fine, ci chiudiamo sempre dopo aver fatto le 3 maglie alte centrali nel primo gruppetto che abbiamo fatto con maglia bassissima. E ora la lavorazione diventa semplicissima perché ci spostiamo sempre con maglia bassissima nel primo gruppetto e qui lavoriamo il gruppetto. Nelle 3 maglie alte, nella prima maglia lavoriamo un aumento, maglia alta e un aumento. Dobbiamo fare per tutti i giri aumento all'inizio e alla fine. I gruppetti verranno lavorati così come si presentano. Questo lo lavoriamo insieme per farvi un po' capire, dopodiché continueremo la lavorazione e arriveremo alla larghezza desiderata che ora vi farò. Comunque ora calcoleremo insieme in base alle misure, perché questo cappellino lo potete fare sia per bimba sia per adulti, quindi in base alle vostre misure. Entriamo qui nel primo punto alto e lavoriamo l'aumento, 2 maglie alte nello stesso punto. Lavoriamo una maglia alta centrale e qui 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi abbiamo fatto un aumento all'inizio e un aumento alla fine. Senza catenella di separazione entriamo nel gruppetto e ci lavoriamo il gruppetto così come si presenta. Quindi 2 maglie alte non chiuse e chiuse insieme, 2 catenelle, di nuovo maglia alta non chiusa
Maglia alta non chiusa e chiusa insieme. Filo sull'uncinetto, entriamo, qua abbiamo il gruppetto di tre. Aumento, quindi due maglie alte nello stesso punto, nel primo punto. Punto centrale e aumento. E continuiamo così fino alla fine. Nei giri successivi andremo a lavorare un aumento nel primo punto e un aumento nell'ultimo, lavorando maglia su maglia nei punti centrali. I gruppetti saranno lavorati sempre in questo modo, senza catenella di separazione qua nei bordi, quindi la lavorazione sarà sempre uguale, solo con aumenti inizio e fine. Mi raccomando, distinguete qua dal gruppetto perché l'aumento deve essere lavorato nella prima maglia delle maglie alte. Quelle centrali le lavorate maglia su maglia, prima e ultimo le lavorate con l'aumento. E continuiamo la lavorazione fino a raggiungere la nostra larghezza. Per quanto riguarda la larghezza a cui dobbiamo arrivare, dobbiamo fare un calcolo. In questo caso io sto facendo questo cappellino, quindi questo cappellino basco per una bimba di 6 anni, la cui circonferenza della testa è di 54 centimetri. Solitamente nella tabella porta 54, 54 e mezzo. Se volete sapere le misure e non avete la bambina a disposizione o anche l'adulto, potete andare su internet, cercare tabella circonferenza, ad esempio misure, quindi circonferenza cranio, quindi circonferenza testa, circonferenza torace, comunque si trovano tutte le misure e lì prendere la misura corrispondente all'età o ai mesi dei, diciamo, dei destinatari del nostro progetto. In questo caso 54 centimetri. 54 lo devo dividere per 3,14. Questo proprio è, ve lo potete segnare. I centimetri della circonferenza che dobbiamo farlo. Quindi 54 diviso 3,14, a me esce un numero con la virgola, io per ora non ho a disposizione la calcolatrice, esce 17, i numerini. Io non conto i numerini e prendo solo il 17. Quindi, se i numerini sono il numero dopo del 17 è superiore al 5, quindi 6, 7 e via, contate 18 centimetri. Se invece il numero arriva a 5, quindi tipo 17,3, 17,5, dobbiamo prendere il primo numerino che è il 17. Quindi io devo arrivare alla larghezza di 17 centimetri di diametro. Ho lavorato fino ad arrivare alla misura di 17 centimetri. Qui quindi mi posso fermare. Vi dico subito, io però con la lana che sto utilizzando e l'uncinetto e la mia mano, ho fatto, a parte il centrale, la parte centrale, ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri. Quindi 7 più quello iniziale, 8. Con 8 giri sono arrivata alla mia misura. Però voi ricordatevi sempre di non fare riferimento ai giri e della lavorazione che magari faccio io o fanno altre, ma alle vostre misure. Quindi prendete il metro, misurate e vi fermate quando avete raggiunto la misura esatta. Ora cosa dobbiamo fare? Arrivati a questo punto, dobbiamo fare due giri sempre di aumenti. Quindi questa è la nostra misura, la potremmo andare un pochino a segnare. A noi ci interessa allargare ancora di più il nostro cappellino, perché poi dobbiamo fare le diminuzioni, dobbiamo fare l'altra lavorazione che ci permette di
diciamo, formare il basco. Quindi questo cappello particolare ma molto molto carino. Quindi aumentiamo la misura di 2 giri. Quindi se io in tutto ho 8 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriverò a 10 giri, sempre facendo i miei aumenti. Aumentando, come ho fatto finora, guardate tutti gli aumenti della parte iniziale e finale dei miei triangoli. Il punto centrale qui, i gruppetti centrali vengono lavorati sempre uguali e farò gli aumenti solo nella parte laterale. Quindi continuo la lavorazione facendo lo stesso tipo di lavoro e facendo i miei aumenti. Quindi facciamo qualche punto insieme e poi possiamo continuare benissimo come da soli, come abbiamo fatto. Qui andiamo nel primo punto, facciamo l'aumento e poi lavoriamo punto su punto, maglia alta su maglia alta. Arrivati ora alla sezione finale di questo spicchio, possiamo rifare l'aumento nell'ultimo punto e poi ci lavoriamo l'altro gruppetto. Se volete fare un cappellino più pesante, potete utilizzare o la lana messa doppia oppure una lana più grossetta. Questo poi è a vostro gusto. Gusto personale e soprattutto in base pure all'esigenza per cui lo fate. Qui abbiamo fatto l'aumento, andiamo direttamente nel gruppetto e ci lavoriamo il gruppetto con le maglie alte non chiuse, chiuse insieme, intervallate dalle 2 catenelle. E continuiamo così per questo giro e per un altro giro. Fatti gli altri 2 giri di aumenti, siamo arrivati alla misura di 22 centimetri, quindi mi sono allargata di 5 centimetri. Ora mi fermo e faccio un giro di maglia su maglia. Quindi rientro nel mio gruppetto, rifaccio il gruppetto, 2 catenelle e rifaccio la lavorazione. Dopodiché entro nella prima maglia e senza fare aumenti lavoro maglia su maglia. Quindi mi faccio un giro completamente di maglia su maglia. Dopodiché inizierò a fare le diminuzioni, che in questo caso saranno di 2 giri, perché dobbiamo ritornare ai 17 centimetri della nostra misura. Quindi facciamo questo giro di maglia su maglia e poi faremo insieme le diminuzioni. Dopo aver realizzato un giro punto su punto, rientriamo qua dove abbiamo il nostro modulo delle 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme e rifacciamo la stessa cosa. Ora in questo giro dobbiamo iniziare le diminuzioni. Quindi maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Abbiamo fatto il primo gruppetto. Ora la diminuzione la dobbiamo fare precisamente nei punti dove abbiamo fatto precedentemente l'aumento. Quindi
Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo e lo facciamo passare, quindi facciamo una maglia alta non chiusa. Riprendiamo il rientriamo nel punto seguente e facciamo una maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Quindi abbiamo fatto un'altra nocciolina vicino, però è la nostra diminuzione di 2 punti, siamo passati a 1. Continuiamo punto su punto e alla fine, qui dove abbiamo fatto precedentemente l'aumento, faremo nei 2 punti la diminuzione. E così faremo per tutte le parti, per tutte le sezioni del cappellino dove appunto abbiamo fatto gli aumenti. Lavoriamoci punto su punto fino ad arrivare alla fine di questa sezione, dove appunto faremo un'altra diminuzione. Siamo arrivati quasi, sì, siamo arrivati all'ultimo dei 2 punti, entriamo nel primo, facciamo una maglia alta non chiusa, entriamo nel secondo e facciamo una maglia alta non chiusa, 3 asoline sull'uncinetto e passiamo il filo. Abbiamo fatto la nostra seconda diminuzione. Entriamo nel gruppetto e rifacciamo il nostro gruppetto. E continuiamo qui nei primi 2 punti, quindi entriamo nel primo, maglia alta non chiusa, entriamo nel secondo, maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme e abbiamo fatto la prima diminuzione anche di questa sezione. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Finito il primo giro di diminuzioni, guardate già come prende forma nella parte laterale. Entriamo sempre nel primo archetto con maglia bassissima, facciamo il primo gruppetto e al posto di fare 2 catenelle ne lavoriamo una, quindi adottiamo una diminuzione in più. Una la facciamo qua, quindi ogni gruppettino scaliamo di una catenella nella parte centrale e una la facciamo sempre nel primo punto, facciamo maglia alta non chiusa, e nel secondo punto e chiudiamo insieme. Quindi facciamo una diminuzione in più oltre quella là che dobbiamo fare inizio e fine di ogni sezione del cappellino. Continuiamo la nostra lavorazione, arriviamo alla fine di questa sezione, facciamo un'altra diminuzione e poi facciamo quest'archetto è formato dalle 2 maglie alte non chiuse e con una catenella al posto di 2 e poi 2 maglie alte non chiuse. Quindi diminuiamo qua e diminuiamo le sezioni per questo secondo giro di diminuzioni. Quindi continuiamo così, facciamo le diminuzioni inizio e fine e anche nei nostri archetti.
e ci rivediamo alla fine del giro. Finito quest'altro giro di diminuzione, guardate già come sta prendendo forma il nostro cappellino. Entriamo sempre qui nel primo gruppo e facciamo un giro di punto su punto. Quindi facciamo la nocciolina così come si presenta, quindi il gruppetto con una catenella. Rientriamo e facciamo le due maglie alte non chiuse e chiuse insieme. E poi lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta nelle varie sezioni. E ci rivediamo alla fine del giro. Arrivati alla fine, ci ritroviamo con questa lavorazione. Prendiamo il metro e misuriamo da una parte all'altra. Come vedete, misura 17. Quindi siamo ritornati alla misura esatta del nostro cappellino, quindi alla nostra circonferenza. Ora, da questo punto in poi, inizieremo a lavorare le maglie basse. Quindi faremo il bordo che ci permette di indossarlo. Quindi qui, proprio sul punto dove siamo arrivati, ci rialziamo con una catenella e rientriamo nello stesso punto facendo una maglia bassa. Qui dove c'è il foro lavoriamo una maglia bassa nella nocciolina. E poi lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia che abbiamo a disposizione, fino ad arrivare a fine giro. Arrivati qui all'ultimo punto, non chiudiamo con maglia bassissima, ma entriamo direttamente nella maglia bassa e facciamo una maglia bassa. Prendiamo un marcapunti e lo inseriamo. Quindi da qui partiremo con una lavorazione a spirale. Così eviteremo di creare quella fastidiosa striscia di chiusura giri, perché dobbiamo fare un tot di giri tutte con maglie basse. Io vi consiglio già da questo giro di fare circa 3 diminuzioni. Perché? Perché si sa che la lana è abbastanza flessibile. Quindi avere qualche centimetro in meno come vestibilità è ancora meglio. Quindi abbiamo fatto la prima maglia bassa. Non vi dico di mettervi a contare le maglie, ma potete farlo, potete fare queste diminuzioni. Ad esempio, una la facciamo qua, una all'incirca qua e una qua. Diciamo, le decidete un pochino voi. Prendiamo, entriamo nel punto, entriamo nell'altro punto e chiudiamo insieme. Quindi qua abbiamo fatto la prima diminuzione. Continuiamo a lavorare le maglie basse. Arrivati a un'altra parte facciamo un'altra diminuzione e poi comunque sia, dobbiamo fare in modo che siano lontane fra di loro, quindi neanche si notano. Se ritenete opportuno, ne potete fare qualcun'altra nel giro successivo. Io ora continuerò la mia lavorazione, faccio le altre diminuzioni
E nello stesso tempo, quando arrivo qui, sgancio il marcapunti, faccio la maglia bassa, rimarco il punto e continuo la lavorazione. E ci rivediamo dopo aver fatto un bordo e vi farò sapere esattamente quanti giri ho fatto io. Quindi continuiamo e ci rivediamo appena abbiamo terminato il nostro bordo. Ho realizzato in tutto 8 giri, quindi per circa 4 centimetri di bordino. Levo il marcapunti. Mi chiudo nel punto marcato con maglia bassissima e nel punto seguente faccio un'altra maglia bassissima. Dopodiché posso tagliare il filo. E guardate, vi faccio vedere un po' la forma. Questa è la forma della circonferenza della testa dove viene appoggiato. E questo è il cappellino, molto carino e soprattutto semplicissimo e veloce da fare. Io ho lasciato solo le mie 3 diminuzioni del primo giro, però voi all'occorrenza, quindi con le vostre misure, potete farne qualcuna in più, sia nel giro che io ne ho fatte 3, ne potete fare magari 5, oppure nel giro seguente. Potete farne 3 nel primo e 3 nel secondo e stringere ancora di più se vi occorre che sia più stretto, perché in base anche alla lana, la mano di lavorazione e l'uncinetto che utilizzate. Ora tagliamo il filo e con un ago lo nascondiamo e facciamo la decorazione del cappellino. Prima di fare la decorazione, che in questo caso sarà una bella rosa, del cappellino, potete anche non farla se non vi piace o applicare qualche altra cosa. Questo è la lana, questa è la lana che mi è rimasta dopo aver fatto il cappellino, quindi ce n'è voluta neanche metà. E parliamo che è un gomitolo di 50 grammi. Sicuramente, probabilmente ce ne vorrà qualcosina in più se la lana magari ha una resa inferiore e quindi un metraggio inferiore. Apposta vi ho dato le indicazioni all'inizio nei materiali dei grammi e del metraggio, perché così ci rendiamo conto anche dello spessore della lana e di quanto ce ne può servire. Comunque, tranquillamente con un gomitolo di 50 grammi lo fate con qualsiasi tipo di lana e fate anche la decorazione, perché me ne è avanzata veramente abbastanza. Ora siamo pronti per fare la nostra decorazione, quindi la nostra rosellina. Lavoriamo 30 catenelle. Dopodiché, filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e entriamo nella sesta maglia e facciamo una maglia alta. Entriamo direttamente, lasciamo 1, 2 catenelle, entriamo nella terza catenella sempre con maglia alta. 2 catenelle e maglia alta nella stessa catenella. Quindi stiamo realizzando dei punti V. Filo sull'uncinetto, 1, 2, saltiamo e entriamo nella terza catenella. Facciamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nella stessa catenella di base. Di nuovo, 1, 2, entriamo nella terza, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Facciamo così fino ad arrivare alla fine. La lavorazione non è tanta, quindi la possiamo fare benissimo insieme. Se volete fare una rosa più grandetta, fate comunque più catenelle iniziali. Due catenelle
è di nuovo maglia alta, 1, 2, entriamo nella terza e facciamo sempre la stessa cosa, 2 catenelle e di nuovo nella stessa maglia, 1, 2, entriamo qui e facciamo sempre il punto V, stiamo comunque nella catenella iniziale, dovete fare comunque un multiplo di 3, io per questo motivo ne ho fatti 30, infatti 1, 2 nella catenella, nella prima catenella facciamo l'ultimo punto V, quindi vi potete regolare comunque facendo, se la volete fare più grandetta, sempre un multiplo di 3. Qui facciamo una catenella e voltiamo il lavoro, lasciamo la catenella che abbiamo fatto ed entriamo direttamente nel punto V, realizzando una mezza maglia alta e poi le nostre maglie alte, quindi in tutto ne realizziamo 8, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ci chiudiamo qui al centro dei due punti V con maglia bassissima. Filo sull'uncinetto, entriamo direttamente nell'altro punto V facendo direttamente le 8 maglie alte. Quindi inizialmente abbiamo fatto la mezza maglia alta, deve essere solo all'inizio e alla fine. Continuiamo lavorando in tutti i punti V, 8 maglie alte, chiuse con maglia bassissima nel punto centrale, quindi fra i punti. E continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Fatte le ultime 8 maglie alte, facciamo una mezza maglia alta, una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Abbiamo lavorato i nostri archetti. Tagliamo il filo un pochino più lunghetto perché poi ci servirà per cucirla. Quindi lo sfiliamo e agganciamo. Inseriamo l'ago da lana e da questa parte, nella parte dritta della lavorazione, iniziamo a girarla, l'attorcigliamo formando una rosa. Come vedete la rosellina non è grandissima perché ho calcolato, perché la devo appunto applicare al cappellino, quindi non ho realizzato una rosa molto grande, però a vostra scelta la potete fare anche più grande, l'importante è che fate più catenelle iniziali per la rosa. Prendiamo, dopo averla sistemata, entriamo nella lavorazione e la fissiamo, quindi in tutte le sue parti, guardate, semplicissimo, passate in tutta la lavorazione. Qui vi dovete assicurare che la state fissando per bene, quindi man mano la sistemate dopo che abbiamo raggiunto il risultato. Quindi sistemate i petali, ecco così, prima di applicarla al cappello. Diamo qualche altro punto
questa codina la tagliamo. Facciamo passare il filo e lo agganciamo. E ora andiamo in una parte qualsiasi del cappello e la cuciamo qui, proprio vicino al bordo, fra il bordino e la lavorazione. Quindi facciamo passare all'interno e qui all'interno la cuciamo. Potete utilizzare, se volete, anche un altro colore per la rosa, tipo un bianco. Io l'ho voluta fare proprio punto su punto, di un'unica tinta, perché non volevo tipo un'unica lavorazione, però voi potete anche cambiare il colore. Ecco, si è sfilato l'ago. Comunque continuate a cucirla e la fissate per bene e abbiamo terminato la lavorazione. Ecco, abbiamo applicato la rosellina, ecco a voi il vaschetto pronto, quindi un'ottima idea a regalo. Ora ve lo giro e vi faccio vedere l'effetto che dà la rosa nella parte laterale, nell'indosso. Guardate il vaschetto, che è veramente carino, semplice, veloce e carino. Questa è la lana che mi è avanzata, quindi si fa con pochissima lana. Potete farlo anche per adulti, adottando appunto le vostre misure al calcolo che si fa, quindi guardando il video, in base il calcolo che abbiamo utilizzato per realizzare questo per la bimba, potete realizzarlo per voi stessi o per le vostre amiche. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.